Nella stagione sportiva che precede i 400 anni dalla morte di San Camillo dell'Ellis, protettore degli ammalati e originario di Bucchianico, la squadra del suo paese vuole rendergli omaggio disputando una stagione da ricordare, quella del ritorno in prima categoria dopo alcuni anni di oblio, che la truppa del presidente Tata Sciore disputerà indossando una maglietta commemorativa per l'evento. Per uno strano gioco del destino, la prima di campionato mette di fronte due squadre, espressione di altrettanti luoghi di culto molto rinomati nella nostra regione. Se Bucchianico infatti è ricordato per aver dato i natali a San Camillo, l'avversaria odierna non è da meno con il volto santo di Manoppello, che tra l'altro dà anche il nome alla stessa squadra di calcio guidata quest'anno in panchina da mister Capone. Prima della gara il presidente del Bucchianico omaggia il suo omologo avversario con una pubblicazione dedicata a San Camillo. La prima frazione, piuttosto avara di emozioni, vedrà una leggera prevalenza territoriale dei padroni di casa, che tuttavia non avranno vita facile dagli ostici avversari. Dopo 3 minuti dall'avvio segnaliamo il bolide dal limite della corrente Melena, che va a spegnere la sua traiettoria oltre i legni della porta difesa da Cambise. Poco dopo i locali si fanno vivi nuovamente con Vespucci, che impegna l'estremo ospite con un piazzato abbastanza prevedibile. Il volto santo reagisce e prova a pungere al 15° con D'Alessandro, che approfitta di una corta respinta bucchianichese per tentare fortuna di prima intenzione con esiti tutt'altro che incoraggianti. Passano pochi secondi e dall'altra parte il Bucchianico porta un serio pericolo con il tentativo di Vespucci, che centra il palo alla destra di Cambise. Al 18° l'ultimo acuto della prima frazione arriva dalle parti di Basile, costretto in tuffo a ridurre a più miti pretese l'insidioso piazzato a rientrare di Potente. Alla ripresa delle ostilità il Bucchianico sembra più incisivo, anche se la porta di Cambise rimane al momento immacolata. Dopo pochi secondi dalla ripresa delle ostilità, Montanaro riceve da Pantalone, ma calcia in malo modo e sciupa una buona opportunità. All'11° Melena sbuca dalle retrovie e prova a chiudere una buona manovra bucchianichese, sfumata però in malo modo. Dopo aver atteso le mosse dei padroni di casa, il volto santo esce momentaneamente dal guscio e si propone al 14° con Di Meo, che rischia di sorprendere Basile con un beffardo tiro a rientrare dalla distanza. Sfumato il pericolo con mister Dorazio, che getta nella mischia il suo omonimo, le cose volgono al meglio e il risultato si sblocca al 20° con i locali che passano in vantaggio grazie a Di Rocco, abile a chiudere una manovra corale dei suoi e a portarsi a poca distanza dalla porta avversaria, che va a gonfiare grazie ad una mancata presa dell'estremo ospite. La gara a questo punto comincia ad essere in discesa, tanto più che poco dopo gli ospiti rimangono in 10 a causa del rosso per doppia ammonizione rimediato da D'Alessandro. Piove sul bagnato, metaforicamente parlando, sul volto santo, che al 24° subisce il raddoppio bucchianichese, che stavolta viene autografato da Vespucci, abile a chiudere di prima intenzione un fraseggio al limite d'aria con D'Angelo e a chiudere i conti castigando Cambise nell'angolino alla sinistra di quest'ultimo. L'ultimo scorcio di gara viene controllato abbastanza agevolmente dall'11 di casa, che nonostante tutto si rende pericoloso in un paio di occasioni. Alla mezz'ora esatta, con D'Alessandro che si sistema per calciare dal limite, ma trova sulla sua strada l'attento Cambise, che si riscatta parzialmente azzerando il tris. Al 37°, ultima offensiva dell'ormai sazio Bucchianico, con il neoentrato Dorazio che da due passi calcia debolmente e permette all'estremo ospite di esibirsi in un intervento decisamente impegnativo. L'ultimo acuto ininfluente ai fini del risultato e degli ospiti, che cercano ma non trovano il gol della bandiera col neoentrato Di Nardo. Presidente del Bucchianico Gesanio Tata Sciore, soddisfatto di questa prima di campionato, anche se a guardare il primo tempo c'è stata un po' di palpitazione, un po' di dubbio sulla reale capacità della squadra, che poi si è sbloccata nel secondo tempo. Si è sentita la mancanza della punta? Sì, è una nuova annata. Sì, nel primo tempo eravamo un po' imballati, ancora un po' poco precisi per essere ancora raccordati, però la squadra è buona, ci sono dei nuovi inserimenti, diamo il tempo a tutti quanti di poter integrarsi e di poter sfruttare tutti i momenti, tutti i movimenti che il mister sarà in grado di mettere in campo. D'altronde si trattava della prima in un nuovo campionato, quindi l'adattamento bisogna ancora trovarlo. Beh, certamente, anche se ci sono delle persone esperte, dei calciatori esperti che vengono da categorie, hanno calcato anche campi di categoria superiore, però devono essere, ripeto, integrati ancora, ci sono ancora
delle manovre che devono essere registrate, ma io credo che in brevissimo tempo si potrà vedere una buona squadra che quest'anno è una categoria importante, non facciamo più delle categorie di seconda e di terza categoria che insomma potevano essere preparate anche all'ultimo momento. La prima categoria è una categoria importante dove troveremo sicuramente squadre molto attrezzate e che ci daranno del filo da torcere, però noi contiamo di fare la nostra bella figura. Grazie. Voi della società che cosa avete chiesto al tecnico e alla squadra? Che cosa vi aspettate da loro? Ma guarda, noi abbiamo semplicemente detto di essere un gruppo che tranquillamente durante la settimana cerca di vedersi, di registrarsi bene, di incontrarsi, di fare gruppo, e solo così poi il campo darà i risultati necessari. E quindi al tecnico chiediamo di poter lavorare tranquillamente, in tutta serenità, senza avere lo stress di nessun obiettivo in particolare. Certo, il primo obiettivo è quello di salvarci. Padre Mario Agasantis è il parroco di Bucchianico, oggi presente al campo sportivo per questa prima di campionato del Bucchianico. Il prossimo 2014 sarà un anno da incorniciare per tutta la cittadinanza, perché c'è una ricorrenza molto importante ed è per questo motivo che il parroco e la squadra di calcio sono accomunati oggi da questo evento. Ce ne può parlare? Quest'anno ricorre il quarto centenario della morte di San Camillo, ecco perché Bucchianico anche a livello sportivo è voluto essere presente con il nostro simbolo, ecco, del cuore, che ricorda, ecco, questo quarto centenario. Il mio augurio è che anche nello sport, sull'insegna di San Camillo, ecco, possano dare dei valori autentici, ecco, che lo sport sicuramente li dà, di lealtà, di giustizia e di sacrificio. E quindi sull'esempio proprio di San Camillo, che era un grande giocatore d'azzardo anche lui, ma in chiave negativa, ecco, noi proponiamo in chiave positiva, ecco, con San Camillo convertito, quindi per questo.